storie di Confesercenti, radici profonde per costruire il futuro. Si diventa tutti più giovani per un divertimento per tutte le famiglie. Oggi è un po' questo il tema delle storie di Confesercenti Piacenza. Intanto diamo subito il buongiorno e il benvenuto a Fabrizio Samueli, direttore di Confesercenti Piacenza. Buongiorno Massimo, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Ci porti un po' nel Paese delle Meraviglie oggi? Beh sì, il Paese dei Balocchi, come succede tutti gli anni. Io adesso sono qua tra via Benedetto Labadini e via Stradiotti, siamo di fianco a McDonald's, area Lemose. Sono qui con Carlo Manucci, che è uno storico rappresentante del Nopal di Piacenza, e con un altro titolare, Marco Eccel. Sono tutti super impegnati, come tutti gli altri gestori, per predisporre il parco del Luna Park di Piacenza. Quindi lascio loro un saluto. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, come ogni anno arriva a Piacenza la stagione delle piogge, no? Perché sta per partire Luna Park. Ma a parte gli scherzi, ecco, dateci alcune anticipazioni. Ecco, qual è quest'anno la location del parco? Una nuova location che abbiamo predisposto per dare più visibilità alla grossa manifestazione che andremo ad allestire. Come mai c'è stato questo cambiamento quest'anno, questa scelta direi innovativa? Niente, abbiamo riconosciuto che è un'area più aperta dove il pubblico può accedere più facilmente e può vedere anche meglio dall'esterno le attrazioni che presenteremo. Il periodo in cui si svolgerà il Luna Park, quindi quando sarà aperto, con quali orari e quante saranno le attrazioni e i metri quadrati che occuperà questo appunto paese del divertimento? È una delle più grosse manifestazioni dell'Emilia Romagna, vi sono oltre 50 attrazioni. Pensiamo di inaugurare martedì 30 e ci si dovrebbe trattenere ufficialmente fino al 2 di giugno. Il vostro Luna Park è famoso e frequentato da un pubblico che va oltre la provincia, no? Perché porta sempre diverse novità. Ecco, quest'anno cosa ci sarà di particolare? Una eccezionale novità per la prima volta presentata a Piacenza è Niagara, le cascate dell'acqua, è un autovolante acquatico che siamo sicuri riscontrerà un grande successo di pubblico, sia di adulti che di bambini. So che anche per i più piccoli avete delle novità, delle attrazioni nuove. Quest'anno partecipa appunto anche una nuova attrazione per i bambini, per la famiglia, che si chiama La Miniera. È un mini autovolante che ha le caratteristiche dei vagoncini che attraversano le miniere di una volta. Voi nel tempo avete sempre dimostrato un occhio di riguardo appunto per i bambini, i giovani, anche quelli svantaggiati. Penso ad esempio di recente alle giornate che avete dedicato ai bambini ucraini. Ecco, quest'anno avete pensato a qualcosa di questo livello? Certamente, stiamo organizzandolo, non so ancora dare una data precisa, però predisporremo uno o due pomeriggi a favore dei bimbi disabili, che sarà nostra premura di ospitare, anche perché dobbiamo riconoscere la sensibilità che ha avuto nei nostri confronti l'amministrazione comunale di Piacenza. Allora, facciamo la fine, il tempo stringe, dovete tornare a pieno regime per predisporre ogni cosa per la grande apertura di martedì 30 aprile. Però vorrei che tu, Carlo, chiudessi con una frase storica riguardo la vostra categoria, perché mi sembra molto, molto centrata. È una frase che io ho sentito tantissimi anni fa e mi è rimasta proprio nel cuore. Concludo dicendo: finché ci sarà un bambino, ci sarà una giostra che girerà per lui. Bellissima. Allora, a questo punto noi aspettiamo tutti i piacentini, piccoli e non, perché anche è un divertimento per tutti, non ha età, e quindi siete tutti invitati dal 30 aprile al Luna Park di Piacenza. Io ringrazio Fabrizio Samueli e i suoi ospiti per essere stati con noi in questo Le Storie di Confesercenti Piacenza. Grazie, alla prossima. Grazie mille, grazie a tutti. Grazie voi. A tutti voi, vi aspettiamo. Storie di Confesercenti, radici profonde per costruire il futuro.